Isola dei famosi, Alvin si sbilancia sul caso di Riccardo Fogli. Alvin, l'inviato dell'Isola dei famosi, ha voluto esprimere la sua vicinanza a Riccardo Fogli con alcune parole su Instagram. Isola dei famosi, le lacrime di Riccardo Fogli. L'ultima puntata dell'Isola dei famosi non è stata per niente facile per Riccardo Fogli. Oltre al dispiacere per l'eliminazione di Jeremias, il continuare a parlare del presunto tradimento della moglie l'ha messo a dura prova. Davanti a ulteriori indizi e al video molto forte di Fabrizio Corona, l'ex PO ha comunque ribadito la sua estrema fiducia nei confronti della moglie Karin. Tuttavia, Riccardo ha avuto molte crisi di pianto durante la puntata. Isola dei famosi, Alvin si sbilancia sul caso di Riccardo Fogli. Alvin non si è mai espresso sulle dinamiche dell'Isola dei famosi, rimanendo sempre molto obiettivo e imparziale. Da inviato, si è sempre occupato di gestire il gioco, ma non ha mai dato le sue opinioni personali. Quanto è successo a Riccardo Fogli, invece, l'ha scosso molto. Infatti, nell'ultima puntata, Alvin si è unito ad altri naufraghi nel confortare il cantante in lacrime, andando ad abbracciarlo forte e a dirgli di tenere duro. Non solo. Alvin, dopo la puntata, ha anche scritto qualche parola sui social. L'inviato del reality ha pubblicato il video del momento del loro abbraccio e ha scritto: Isola dei famosi, i naufraghi dalla parte di Riccardo Fogli. Il primo a consolare il cantante è stato Ghezzal. Il conforto del bomber è stato un po' strano. Infatti, ha parlato di un sogno premonitore su Riccardo, ma ha anche provato a dare forza al compagno d'avventura. Allo stesso modo anche Jeremias ha preso le sue difese e gli ha promesso di occuparsi della faccenda appena sarebbe rientrato in Italia. Soleil Sorge ha portato Riccardo sull'Isola Bonita con lei per dargli un po' di sollievo con del cibo e un letto morbido.